Senti, quando hai visto Sansovini che arrivava a palla al piede, cosa hai pensato? Ci risiamo. No, dai, diciamo che è un po' girata. Ultimamente, oltre ai nostri demeriti, c'è stata anche un po' di sfortuna. Stavolta la fortuna ci ha aiutato. Un giocatore di qualità, davanti al portiere, è difficile che sbaglia. E lì ho chiuso lo specchio. Fortunatamente gli è capitato sul destro, che non è il suo piede, quindi ha fatto un po' più fatica a segnare. Però dai, penso che a livello di occasioni oggi noi li abbiamo superati ampiamente, quindi meritiamo la vittoria dal mio punto di vista. Senti, tu hai fatto una sola vera parata, ma fondamentale, sempre su Sansovino. Sì, era ora. Le ultime tre partite diciamo che non ho dimostrato il mio vero valore, che non era quello delle partite scorse. Adesso bisogna risentire tutto, abbiamo visto un periodo di difficoltà, ma penso che la dimostrazione che abbiamo dato oggi è di esserci ritrovati e di avere le qualità giuste per poter puntare a un obiettivo importante. E tutti quanti dovremmo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto oggi, perché a prescindere dai gol che abbiamo sbagliato, penso che l'atteggiamento sia quello giusto. E poi i risultati verranno. Una volta che ci sarà questo atteggiamento, i risultati verranno perché la nostra qualità è molto alta. Magari controllando un po' più i nervi anche sulle provocazioni degli avversari. Ma diciamo che in questo periodo ogni minima cosa viene esasperata perché veniamo appunto da tre partite brutte. Ci sta un po' di nervosismo in più. Basta poco basta una scintilla per accendere il fuoco. Però adesso dovremmo rimanere calmi e continuare a sfruttare le nostre qualità che sono tante, ripeto, ascoltare quello che ci dice il mister perché ultimamente non stavamo mettendo in campo ciò che lui ci chiedeva e soprattutto avere questo atteggiamento, ripeto, perché una volta a parità di atteggiamento con le altre squadre la nostra qualità è superiore alla maggior parte di squadre di Serie C, per cui dovremmo continuare con questa testa, con questa mentalità, cioè quella di voler ottenere per forza il risultato e poi i risultati verranno. Adesso c'è il Verona, è già iniziato. Torregiano ha perso, il Parma ha pareggiato, Pordenone ha perso. Una partita che non ha bisogno di essere caricata, che non ha bisogno di presentazioni. Io in questi ultimi 2 anni ho avuto la fortuna di vivere i derby e so quello che significa giocarlo. Ho avuto anche la fortuna di vincerne 2 su 3. Spero di continuare la tradizione positiva. Grazie.